La questione è tanto semplice quanto delicata, assessora. Come lei sa, da diversi anni alcuni nuclei familiari vivono in via Ximenes, vicino al cimitero di Putignano. Si tratta di diversi nuclei familiari perfettamente integrati nel territorio, con un altissimo livello di scolarizzazione e ottimi rapporti di vicinato e anche all'interno del quartiere, tanto che sono state fatte anche diverse iniziative a Putignano rispetto a questa situazione. Nonostante questo stato di cose, il Comune ha mandato una ordinanza di sgombero a queste famiglie, ad oggi, per quello che mi risulta, senza alcuna proposta alternativa. Nei primi giorni di questo mese siamo stati contattati da un'associazione che ci ha riferito che un esponente dell'amministrazione comunale si sarebbe recato presso questi nuclei familiari, comunicandogli l'imminente sgombero da parte della Polizia Municipale. Quindi, siccome si tratta di una situazione delicata con minori, la domanda è abbastanza semplice, Assessore. Se corrisponde al vero che il dottor Conzani si è recato il giorno 5 settembre in via Ximenes, comunicando questo sgombero alle famiglie e, nel caso, quando è previsto lo sgombero. Grazie, assessore Capuzzi, per la risposta. Allora, intanto io consiglierei, insomma, di evitare di impostare anche question time o interpellanze sul si dice, si riferisce o okay, che, perché il tutto deve essere sempre corredato da degli atti. In mancanza di atti, insomma, il si dice diventa oggettivamente relativo. Su quei terreni, come insomma, il consigliere Auletta sa meglio di me, c'è una procedura in corso. Ad oggi quella procedura non è ancora, diciamo, stata portata a conclusione. È una procedura che tra l'altro non prevede nemmeno alcun indennizzo. Ad oggi non è stato emanato alcun atto riguardo il ripristino ambientale, che peraltro era previsto, come giustamente mi viene ricordato, anche dal comma quinto dello stesso procedimento amministrativo. Ad oggi non c'è né una data né un'imminenza. Il fatto che non ci sia né una data né un'imminenza tiene conto di alcune considerazioni preliminari che venivano poste dallo stesso consigliere Auletta, quindi si è tenuto conto dell'alta scolarizzazione e dell'integrazione. Non condivido il passaggio quando si dice mancanza di soluzioni alternative. Spesso alle famiglie, e lo ribadisco, è stato suggerito di recarsi in società della salute e di fare comunque riferimento agli assistenti sociali per prevedere e organizzare delle soluzioni alternative, perché è evidente che quella procedura non può avere un'interruzione, perché c'è una normativa che dobbiamo far rispettare indipendentemente dal fatto che ci sia, per fortuna, un'integrazione e un'alta scolarizzazione. Siamo disponibili, come già più volte ribadito, a trovare delle soluzioni alternative. Bisogna che ci sia però un doppio binario. L'associazione che ha riferito queste voci riferisca anche alle famiglie di recarsi in società della salute per avviare un eventuale percorso di individuazione di una soluzione alternativa. Altrimenti, poi alla fine, quel si dice diventerà prima o poi un atto concreto e quindi dovremo dare anche azione a un procedimento che per ora stiamo attendendo, tenendo conto di alcune considerazioni che volutamente non abbiamo sottovalutato. Prego, consigliere Auletta, la risposta. Vorrei però precisare all'assessore Capuzzi che l'ammissione di question time avviene, o il respingimento avviene a cura del Presidente del Consiglio Comunale e che probabilmente, quindi sulla scorta di quello che è stato presentato, ha ritenuto ammissibile anche la richiesta del consigliere che appunto attraverso question time, a norma di regolamento, vuole stabilire se una notizia è infondata oppure no. Tant'è vero che nella risposta, insomma, che è stata data, mi pare che ci siano anche degli elementi in qualche modo che possono di chiarimento rispetto ai, si dice, fra virgolette, del consigliere Auletta, che a questo punto può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto. Grazie. Ripeto, la suscettibilità dell'assessore è incomprensibile. Uno fa gli atti ispettivi per avere delle risposte ufficiali, però
per capire se il si dice, si forma e si fa, c'è una risposta ufficiale e agli atti c'è una procedura, a questo punto mi sembra evidente che c'è una procedura in corso. Dico, assessora, però la tempistica se ne tenga conto, cioè tra poco inizia l'anno scolastico, no? Mi sembra che se qualcuno voleva iniziare a fare questo procedimento lo doveva fare e portare a termine non quando sta per iniziare l'anno scolastico, se noi vogliamo salvaguardare per quel percorso, primo elemento, no? Perché comunque sappiamo che qualsiasi sia la soluzione che c'è sul piano della scolarizzazione, uno spostamento che non sappiamo neanche se avverrà nella stessa zona di Putignano è un problema, per cui io mi auguro che se le tue parole hanno un senso e un valore, cioè dobbiamo valorizzare e garantire quel processo di scolarizzazione che c'è e che tu stesso hai riconosciuto possa essere garantito, mi auguro che l'amministrazione dia eventualmente seguito, se non ci saranno altre soluzioni, a fine dell'anno scolastico, perché sennò ci ritroviamo nuovamente con una criticità. Sulla questione dei tempi, assessora, perché fate queste domande? Perché l'anno scorso cosa è successo? Abbiamo presentato un question time sulla bigattiera una settimana prima e no, non si sa, e poi c'erano tutti quanti gli atti pronti per lo sgombero con tanto di ruspe. Per cui, diciamo, sulla tempistica non è che ci inventiamo qualcosa, vorremmo sapere con precisione e onestà quali sono le cose che si muovono, perché le cose si muovono, al di là delle risposte ufficiali che vengono fatte. Per cui, io visto che c'è anche il sindaco che deve garantire la sicurezza pubblica e anche è garante rispetto alla questione della scolarizzazione, sindaco, visto che c'è l'anno scolastico in corso, io chiedo che questa amministrazione non proceda allo sgombero di queste famiglie per garantire i percorsi che si devono fare nei momenti. Question time è concluso. Grazie Presidente. Allora.